felicissimi di poter annunciare un'altra tappa raggiunta da parte del gruppo Italgas in Grecia. Rafforziamo la nostra presenza in questo paese con un nuovo volto dato dal nuovo brand, costruito sulla base delle conoscenze, delle esperienze, del know-how di tutti i nostri colleghi, quelli italiani e quelli greci. È stato un lavoro di squadra, un lavoro in cui ci siamo riconosciuti nella vision, nel purpose e soprattutto abbiamo potuto scambiare tanto know-how tra di noi che è stato veramente fonte di arricchimento personale per quanti hanno partecipato. La presenza del gruppo Italgas in Grecia è fondamentale, è un asset quello della Grecia che il gruppo considera strategico. Come molti sanno, dal piano strategico del gruppo Italgas è previsto che si investa in Grecia poco meno di 1 miliardo al 2029. Il percorso di questo grande obiettivo è già avviato. Abbiamo sicuramente dato un'accelerazione rispetto a passati traguardi annuali di investimenti, ma soprattutto gli investimenti oggi sono molto più votati alla digitalizzazione, all'innovazione. Un'accelerazione nel percorso che sarà ancora più incisiva negli anni a venire, grazie a una serie di esperienze fatte in Italia che potranno essere riprodotte in Grecia con tempi assolutamente più ristretti e soprattutto anche con strumentazioni e soluzioni che sono in alcuni casi addirittura proprietarie del gruppo Italgas. La fusione dei tre DSO è stata un'operazione complessa, ma che darà tanto valore alle comunità, alle aziende, alla Grecia in generale. Parleremo con una sola voce, saremo presenti, riconoscibili su tutto il territorio, potremo gestire con più efficienza e omogeneità il nostro servizio di distribuzione del gas e quindi faciliteremo anche a tutti gli utenti finali la vita quotidiana. Voglio ringraziare per tutto quello che è stato fatto e che finora ho raccontato tutti i colleghi greci, ma anche i colleghi italiani che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto, la loro disponibilità, la loro voglia di lavorare insieme e di trasferire alcune esperienze fatte in Italia. L'entusiasmo è stato massimo in questi mesi, non è mai mancata la voglia di continuare pur nelle difficoltà. Quindi ancora grazie a tutti. Pronti per il prossimo viaggio.